Le 11 su Radio Godò, bentornati da Alessia Pellegrino, questa è sempre E che caso, e dopo Confessione Story, Lazarus, Il male minore, Polvere di stelle, Nesli ha aggiunto un altro tassello al puzzle del suo nuovo progetto discografico. Il tassello in questione si chiama Terra di confine e lo scopriamo direttamente con lui, che è collegato con noi di Radio Godò. Ciao Francesco, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a te e a tutti, ciao. Allora, cosa intendi con Terra di confine? Che cos'è Terra di confine? È la linea che separa il punto di non ritorno. Cioè, quella linea temporale di cose, eventi, fatti, che una volta oltrepassata, poi sai che non si torna più indietro. E facevo l'esempio molto semplicistico, però così che si potesse capire, un po' la campanella della maturità, no? L'ultimo giorno dell'ultimo anno della maturità. È una terra di confine, perché finisce un'era e inizia un'altra, oppure che ne so, ti innamori o quando ti lasci o ti separi, ti divorzi, è una terra di confine. Poi la tua fidanzata vi amate la follia, ma la vita arriva a quel punto per cui lei va a studiare all'estero, tu devi andare, che ne so, in Uganda, terra di confine. Ecco, è quel punto di non ritorno, quando le cose vanno, finiscono, evolvono. E quando, diciamo, perché oltre a crescere le persone, cresce anche la vita, diciamo, no? Passa, si evolve, quindi crea questi eventi, questi momenti di rottura, per il quale guardarsi indietro non ha più senso, perché è un passato che non torna, e guardarsi avanti è un futuro che non conosci, e quindi è una terra di confine. Anche un po' con la metafora della geografia, ma che intende anche quello, ecco, il cambiamento. Chiaro. Da un paese all'altro. Allora, io ti ho intervistato nel 2016 in occasione dell'uscita di Kill Karma, il secondo album di quella che sarebbe stata poi una trilogia. A febbraio di quest'anno tu hai pubblicato Nest Living volume 1 e l'hai definito però il primo volume del tuo testamento. Mi incuriosisce questo tuo modo di pubblicare musica, sembra tipo una serie TV, no? Tipo La stagione. Come mai questa scelta? Allora, quella Nest Living 1 in realtà è un disco che io pubblicai nel... aspetta che te lo dico... che cazzo di anno era? Aspetta, io lo amo, io giuro che lo amo follemente. Giuro che te lo dico. Allora, Nest Living 1 credo che uscisse nel 2008. Ok. Uscì però in una forma all'epoca veramente futuristica. Cioè, l'avevamo dato a un sito di settore di rap italiano e messo in free download per circa 2 mesi. Mm-hmm. Quindi allo scadere dei 2 mesi il disco gratuito non era più disponibile da downloadare. E io quell'album mi portò un po' in giro per locali, localini, bar e balere a suonarlo. Però poi non fu mai pubblicato. Così come gran parte della mia discografia, che è un casino... e rappresenta davvero un disastro, perché come hai detto tu è una serie a puntate, le puntate sono sconnesse, esce una cosa, l'altro, purtroppo è davvero figlio ed è davvero l'esternazione della mia mente e del mio turbamento, quindi no, io sorrido perché bene, tu è bene, perché è giusto, cioè il tragicomico fa un sacco ridere. Sì, ma anche perché in occasione di quell'altra intervista tu mi hai detto: io sono contraddizione, no? Invece mi sembri molto coerente poi nella tua contraddizione, quindi mi sembri molto... su questo ci puoi giocare, però capisci che è complesso, capito? Hai detto bene, sono contraddittorio e coerente nella mia contraddizione, così come nel mio caos, sono molto semplice, perché lo ripeto in maniera perpetua sempre, quindi è un caos molto facile anche da intuire, però è caos no, più che caos è turbamento, ecco, turbamento, che però quello è carattere, uno direbbe sti cazzi, cioè è proprio personalità. E certo, non, è chiaro, è chiaro. Non ci puoi far niente, è così, è così. Però bisogna dire, perché questa cosa che sto per dire sicuramente sarà condivisa da tutti coloro che sono all'ascolto, ciò che apprezzo io della tua musica è che mi sembra sempre musica molto libera, genuina, che non va a strizzare l'occhietto al mercato. Ti ritrovi in questa descrizione di un artista semplice e genuino? Ahimè, mi ritrovo.
perché la libertà ha un prezzo altissimo, mia cara, costa più delle collane e della vita dei rapper superstar, costa davvero, la libertà, se si potesse fisicamente dargli un aspetto, sarebbe al costo di ville milionarie, yacht, perché la libertà costa tantissimo, dico ahimè, perché magari aver saputo strizzar l'occhio, fare il reggaeton, fare pam 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 para pam, 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 pam. Io però ti ringrazio personalmente. Cioè, cazzo, io l'invidio e li ammiro anche tantissimo per non sentirsi un coglione, perché io purtroppo non ce la farei mai, e io invidio tantissimo quel filone reggaeton di melodie che appartengono molto ad altri mondi, anche ad altre situazioni. Io non ce la farei, capito? No, ma mi è chiaro, perché parli fuori posto. Hai parlato di turbamento caratteriale, no? È chiaro che poi quello che esce fuori con la tua musica è realmente l'aspetto creativo, artistico di una persona. Esce fuori la tua persona. Con tutti gli up and down di una persona. E quindi la cosa bella, guarda, è quella. I down soprattutto. Io descrivo quelli. Io se fossi in up, come molti, io la musica è l'ultima cosa che alla quale penserei, e quindi sì, per me, ma non sto dicendo che sia giusto, anzi, ripeto con grandissima sincerità che provo invidia e ammirazione per chi riesce a fare quella che si considera musica leggera. Mm-hmm. Siamo anche in un'epoca in cui è richiesta, cioè nel senso la vita è stata pesante per un sacco, e quindi è normale che ci sia voglia di leggerezza, però ecco, non lo so, io non so neanche divertirmi, capisci? Quindi figurati di essere leggero. Senti, ma dall'ultima volta che ci siamo sentiti per quell'intervista nel 2016, hai fatto qualche altro tatuaggio? Qualcuno credo di averne fatto, avrei voluto continuare, ma fa sempre più male e quindi me lo eviterei adesso, guarda, il male gratuito, diciamo così. E anche perché mi ero detto che arrivata una certa non ne avrei più fatti. Qualcuno ne ho fatto in più, qualcuno, ma il grosso era già avvenuto, era già andato, era già avvenuta. Allora, prima di ascoltare insieme a chi è collegato il tuo brano, che in realtà è il vostro brano, perché insieme a te c'è anche Rage, e com'è nata questa collaborazione? Guarda, nasce da una profonda stima che abbiamo l'uno nei confronti dell'altro. E una stima che prima era magari a distanza e che poi abbiamo in qualche modo provato a rafforzare. Abbiamo tantissime cose in comune ed è una persona, un collega, uno dei pochissimi con i quali ho, diciamo così, un rapporto, e questo pezzo nasce proprio da una frequentazione che abbiamo avuto in studio per farlo, ci siamo confrontati, sentiti. È una cosa che ho voluto fare in maniera molto reale, e così come è lui e la mia musica. E sta anche bene insieme, anche a livello vocale, cioè sono mondi molto vicini, quindi ci stava, è una cosa che volevo fare da un po'. Allora, Nesli, questa è Che Caso. Come sai, qui parliamo anche di casi umani e sdrammatizziamo, perché ne incontriamo tantissimi in amore, in famiglia, nel posto di lavoro. Tu hai mai incontrato un caso umano? Beh, ma io ogni mattina allo specchio, quando mi sveglio, mi guardo in realtà, perché rientro assolutamente nei casi umani. Cioè, il mio lavoro, poi magari agli occhi degli altri, ti dà un minimo di... pensano le persone che ti dia una sorta di diversità. In realtà no, anzi, a volte è il contrario. Quindi diciamo che io sono il caso umano più caso e più umano che abbia mai conosciuto, credo. Soprattutto umano, lasciatelo dire. Noi di Radio Godò veramente ti vogliamo bene e ti supportiamo sempre, da sempre e per sempre. Grazie, ricambio il bene. Grazie per essere stato con noi. Adesso, come promesso, per tutti coloro che sono collegati, Terra di Confine, Nesli. Ciao Nesli, un bacio! A voi, un bacio a voi, un bacio a te. Ciao ciao. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto terra di confine, tra il tuo passato e il mio avvenire.